God Save the Wine, la nostra serata primaverile è sempre un grandissimo successo, abbiamo delle novità e dato che noi andiamo sempre in giro per l'Italia e non trascuriamo nessun territorio, per l'anno scorso eravamo Frascati, quest'anno siamo andati a cercare qualcosa di più particolare. Silvia, raccontaci come vi abbiamo trovato e dove siete. Ci troviamo a Campoleone, una frazione di Lanuvio in provincia di Roma. Noi siamo bresciani. L'accento non era proprio De Castelli. In effetti, ma i nostri genitori hanno fatto una follia nel 2004 e hanno acquistato questo vigneto che hanno completamente rifatto e dal 2011 abbiamo iniziato molto lentamente a produrre il primo dei nostri vini, che è il Pazienza. Ok, pazienza, perché è giusto per ribadire quello che ci vuole, no? Quando si inizia poi con una nuova etichetta è sempre difficile. Pazienza è che a livello di uve? Di uve è un 50% di Cabernet Sauvignon e di Merlot. Quindi uve internazionali, come mai avete scelto di piantare questa? Non c'erano, avete piantate voi? Alcune c'erano, le abbiamo ripiantumate, la nostra enologa ha ritenuto che fossero delle uve importanti e adatte per un terreno vulcanico e quindi ci siamo avviati per questa avventura. Ecco, ricordiamo che il terreno vulcanico accomuna tantissima parte del nostro paese, dal Soave all'Etna, non solo i vulcani propriamente detti, ma ci sono appunto la zona dove si trova Cantina Mena, che sono antichi vulcani, compreso qualche lago in qua e in là, e qualcuno è stato ricoperto dall'acqua, sono formati vari laghi come il Trasimeno e come altri famosi, però il terreno vulcanico dà una particolare sapidità e spessore ai vini, e secondo me quando si va con le uve internazionali riescono a non essere così eccezionalmente corpose, rimane sempre quell'eleganza un po' particolare. Sì, giusto? Quell'eleganza, quel profumo che per noi è importante e soprattutto la qualità. La nostra azienda è un'azienda biologica da sempre, quindi quando l'abbiamo acquistata era già biologica e noi abbiamo continuato nel tempo e l'intenzione è proprio quella di portare avanti, il biologico e soprattutto una qualità importante. Beh, insomma, diciamo, questo è un vino sicuramente con la sua struttura, ma soprattutto che ha una freschezza, una piacevolezza di beva in bocca, che uno sente parlare di Merlot Cabernet e ultimamente, no, uno si preoccupa subito. Invece il vulcanico, il biologico, la freschezza ci sono. E l'altro Cesanese. Ecco, Cesanese, sai, noi toscani conosciamo solo il Sangiovese. Cos'è questo Cesanese? È un vitigno tipico della zona. Il Lazio è una bacca rossa che cresce solitamente in quella zona e che è anche questo è un vino biologico, abbiamo trovato in esso delle caratteristiche estremamente interessanti e danno questo vino che è meno impegnativo del paziente. Il colore, no? Molto fresco. Però è fresco, ecco, è fresco pur avendo una sua corposità, no? Il suo aroma. E niente, questa è la seconda sfida, perché la prima è quella che diceva mia moglie, la Silvia è mia moglie, io sono il fortunato marito, è la seconda sfida, perché la prima sfida è questa qui, che sono 14 insomma, un vino importante. Questo io a Roma, in una occasione analoga, lo presentai come il Brunello del Lazio. Impegnativo, ecco. Però diciamo, quindi un vino d'invecchiamento, una bella struttura. Sì, insomma, un impegno e una promessa, no? Dopodiché il secondo figlio nato è stato appunto questo Cesanese. Quindi parlando di vini per la primavera e per l'estate, direi che questo Cesanese sì, infatti, si può anche bere leggermente fresco, questo immagino. Molto. Cioè, questo qui è un vino per gente che ha certe esigenze, il pazienza, no? Quindi diciamo che si seleziona lui una clientela. Esatto. Il Cesanese invece si presta un po' a tutti, no? Ed è gradito. È molto gradito. In effetti, secondo me, visto che è una visita, il posto è bello, mi si dice che il posto vale la sì, pena, e le escursioni fuori porta sono al momento del giorno, non vi preoccupate, la freschezza, equilibrio, piacevolezza si trovano. Ci vedremo sicuramente a trovare, Silvia, grazie. Vi aspettiamo, grazie. Terza presentazione, ultimo figlio. Il bianco, ok. Il bianco, questo è una Malvasia puntinata. Questo è un altro vitigno, solo del Lazio, giusto? Sempre del Lazio, sì, Malvasia puntinata, anche questo biologico naturalmente, anche questo, ecco, se lo vuoi assaggiare, cioè, sì. L'abbiamo aperto qui. E adesso si è fatto il bagno perché purtroppo siamo arrivati tardi. No, va bene, ma ci sta raffrescando, oggi è una giornata... sì. È una giornata di calda, quindi va benissimo. Malvasia puntinata, quindi mi aspetto grande aromaticità, sì, immagino. Senza... Bravo, benissimo.
Ti lascio infatti la c'è, è molto citrino, pompelmo, quasi lime, e però c'è anche delle note già un pochino balsamiche, un po' speziate, già dal naso si sente. Guarda, questo vino ormai è quasi lusingato dalle qualità che tu gli stai tirando fuori. No, ma al di là dei discorsi, è un vino che lo assaggiate, va giù, non dà la testa, l'alcol c'è ma non si sente per niente, e di nuovo terreno vulcanico, sui bianchi si sente ancora di più perché non c'è il frutto, non c'è il rosso, il tannino, e sono dei vini sempre piacevolissimi, d'estate e d'inverno, e anche a lasciarlo lì nel bicchiere. Questa però mi faceva appunto in bevete la giovane perché c'ha questa corredo aromatico veramente intrigante. Stiamo ristrutturando la cantina, proprio stiamo proprio finendo vero. In questi mesi, vi aspettiamo a dare una mano. Grazie. A presto. Grazie.